Dottore, innanzitutto, che cos'è la mafia dei pascoli? La mafia dei pascoli è uno dei maggiori finanziamenti delle mafie del paese, è stato ricostruito con le indagini e col maxi processo Nebrodi, che è già arrivato alle prime condanne, all'abbreviato con pene severissime. È in fondo una struttura del nostro paese, cioè fondi pubblici che andavano ai capi delle mafie. Noi abbiamo interrotto questo meccanismo facendo il nostro dovere, riportando alla normalità una vicenda che creava imbarazzo, una vicenda che probabilmente, mentre noi commemoravamo le vittime delle stragi, in quei momenti magari i flussi di bonifici bancari raggiungevano le mani di chi magari quelle stragi li ha armate. E allora noi abbiamo fatto un lavoro che oggi sta dando grandi frutti, abbiamo creato un protocollo che è diventato legge dello Stato. Questo protocollo e questa norma sta devastando i patrimoni delle mafie e noi siamo contenti, continueremo ad attenzionare che questi movimenti della magistratura, delle forze dell'ordine, stanno creando un grande successo nella lotta alle mafie in questo paese. Noi staremo lì ad aspettare le belle notizie che arrivano, come quella di ieri della conferma in corte d'appello delle condanne per i primi 8 del maxi processo Nebrodi. L'Abruzzo e la mafia dei pascoli, qual è la fotografia dell'oggi? Beh, anche lì, proprio nell'operazione Nebrodi, sono venuti fuori tanti terreni di alcuni comuni dell'Abruzzo, ignari, nei fascicoli aziendali di importanti mafiosi, così come alcune vicende paradossali, come per esempio un pezzo della pista dell'aeroporto di Punta Raisi a Palermo che risultava biologico, o un pezzo del terreno del MUOS, la base di Niscemi della NATO, anche questi, nei fascicoli aziendali dei mafiosi. L'Abruzzo deve stare con le antenne dritte, l'Abruzzo deve capire come mai questi terreni erano dentro quei fascicoli aziendali. E soprattutto non bisogna mai sottovalutare il fenomeno mafioso, non ci sono territori esenti, ci sono territori che hanno gli anticorpi, ma non ci sono territori esenti, e quindi bisogna vigilare. Le forze dell'ordine e la magistratura lo stanno facendo in più parti del nostro paese, la nostra norma si sta applicando in maniera severa e quindi le rispondo in maniera molto chiara: io non penso che ci possano essere territori che possono essere esentati dalle infiltrazioni mafiose. Lei diceva prima Abruzzo con le antenne sempre ben piazzate, ma esistono dei comportamenti, finanche dei reati sentinella, che possano in qualche maniera fare pensare non solo a chi indaga, ma anche a chi vive in quelle zone, nei pascoli, che stia succedendo qualcosa di illegale? Ma lì ci sono dei segnali chiari. Segnali chiari, io ho ascoltato questa mattina, conoscevo già, ma ho ascoltato la relazione della professoressa e la docente dell'Università di L'Aquila. Ci sono dei segnali, ci sono delle persone che hanno attenzionato alcuni comportamenti, ma soprattutto ci sono degli allevatori, degli agricoltori che hanno subito degli atteggiamenti strani, che sono stati tipici degli atteggiamenti in varie altre parti del paese, in Sicilia, in Calabria. Le prime attività sono quelle o estortive, con il furto nelle aziende agricole, quindi il cavallo di ritorno, oppure le intimidazioni per far sì che quei terreni andassero poi in affitto o in proprietà a coloro che attraverso le particelle di terreno hanno fatto per anni milioni di euro. Queste oltre 1000 persone, almeno 200 segnalazioni sono state esplicite rispetto a cosa? A un problema sui pascoli. C'è un problema sui pascoli. Nelle prime interviste che facevano ci dicevano: non abbiamo più pascoli. Ora, tu esci da casa, dalla stalla, dall'azienda dell'allevatore, ti guardi intorno nel nostro Abruzzo. Immaginate, Campo Imperatore, migliaia di pascoli, come non avete più pascoli? Che non ci sono più pecore, non ci sono più pastori, non avete più pascoli. Com'è possibile? Dove vanno questi pascoli? A chi vanno questi pascoli? Vi confesso che noi abbiamo impiegato 2 anni pieni per capire quello che in realtà ci si stava dicendo. Ringrazio i due relatori, non vogliono essere parole di circostanza, perché la professoressa Lina Calandra
che non conoscevo, alla quale mi sono rivolto telefonicamente solo qualche settimana fa. Sapevo dei suoi studi specifici sulla mafia dei Pascoli in Abruzzo, in particolar modo nell'Aquilano, poi da notizie che abbiamo interessa anche la provincia di Chieti. Pare che sia un fenomeno molto strutturato e radicato anche in Abruzzo, e la professoressa vi evidenzierà con la sua relazione quelli che sono i dati oggettivi su questo fenomeno. Ringrazio e sono commosso, perché anche onorato di averlo conosciuto qualche anno fa a Palermo, scusate, e il dottor Antoci. Non sono parole di circostanza. Nel mio piccolo io vado insieme agli amici d'Abruzzo da 12 anni a Palermo in occasione della ricorrenza. Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere tante persone importanti, ma non importanti per quello che, anche per quello che hanno fatto. Però poi osservo la dignità e l'umiltà di queste persone con le quali si confrontano e si mettono a disposizione. Io ricordo quando chiesi al dottor Antoci 3 anni fa, se non sbaglio, prima del Covid, forse 4, mi corregga se sbaglio, dissi: dottor Antoci, mi scusi per la mia invadenza, potremmo averla a Casoli? E mi disse: va bene, ti faccio questa promessa. Noi non mi possiamo imporre una norma, ma vi invitiamo a seguire le orme del protocollo Antoci, diventato legge dello Stato in Italia, che è uno strumento eloquente per impattare queste problematiche di infiltrazioni mafiose. Noi non pensavamo di arrivare a tanto, perché il nostro impegno era per quei 4-5 agricoltori, che è diventato poi uno strumento importante che tutela tanti agricoltori nel nostro paese, ma che tutela soprattutto la dignità di questo paese, che non può consentire da un lato di combattere le mafie e dall'altro lato di fare arrivare a mafiosi di calibro importante e non fondi pubblici. Quei miliardi devono tornare alle persone per bene, perché guardate, noi siamo più di loro. Cioè, le persone per bene in questo paese siamo più di loro. E che noi non riusciamo a capire che dobbiamo unirci nel segno del dovere di cittadinanza, nel segno dell'esercizio concreto della buona amministrazione, nel segno del rispetto dei morti, perché per quelle norme che questo paese ha approvato spesso con il sangue. Cosa significa reagire? Reagire significa collocare le persone nel giusto posto. Ma quali uomini d'onore? Ma che uomini d'onore? Ma gli uomini d'onore si nascondono. Stanno latitanti per 20 anni, per 25 anni, in condizioni pietose, con i simboli delle Madonne, bestemmiando davanti a quel simbolo. Già averli davanti è una bestemmia. Uomini d'onore. Sono stato ad Aversa l'altro giorno, lo ricordavo stamattina, e prima di incontrare circa 800 studenti mi hanno voluto parlare i familiari dei bambini che si sono ammalati di tumore per la terra dei fuochi, e 2 genitori che mi hanno raccontato che la figlia si ammala a 8 anni e a 10 muore, e prima di morire dice: mamma, papà, non dovete piangere per me, promettetemelo, dovete però impegnarvi affinché non accada mai più quello che è accaduto a me. Uomini d'onore. E allora io, quando il giornalista dell'Ansa mi ha chiesto cosa pensasse della camorra, gli ho detto quello che penso. Gli ho detto che Schiavone e Zagaria sono dei vigliacchi assassini,
che hanno avvelenato un territorio facendo morire uomini, donne e bambini. Che uomini d'onore sono? Vigliacchi, in un'intercettazione telefonica di 20 anni fa, parlano e dicono: sì, ma intanto mettiamo, poi fra 20 anni casomai si pensa, moriamo tutti. Bisogna stare lontani da queste persone, bisogna capire che anche pagare un euro di pizzo non è essere impauriti, ma è essere complici. Il silenzio, e prendo a prestito le parole del presidente Mattarella pronunciate al 40° anniversario della morte di Giorgio Ambrosoli, Mattarella dice: attenzione, se da un lato c'è la mafia, la corruzione, la criminalità organizzata, e dall'altro c'è chi la combatte, rimanere in mezzo pensando tanto mi faccio i fatti miei, non è, quel silenzio non aiuta chi combatte le mafie, aiuta la mafia, aiuta la corruzione, aiuta l'illegalità. Non significa essere innocui, significa essere complici.